Quasi pronti per la partenza che ci porterà a Varsavia a scoprire questo nuovo kit per la realizzazione di ologrammi, un argomento a cui sono molto interessato appunto perché provengo, diciamo, dall'uso creativo e artistico di tutta una serie di tecnologie afferenti in particolare nell'ultimo periodo al 3D. Il nostro compito è di andare lì a Varsavia e nei giorni del corso capire il funzionamento del kit, in particolare del software che si utilizza, diciamo, per programmare questo dispositivo. Dopodiché, tornati da questa esperienza, ci saranno tre scuole qui a Roma che tramite la Fondazione Mondo Digitale selezioneremo anche in base alle nostre esperienze precedenti. E lì imbastiremo nel giro di 2 o 3 incontri della durata di 10 ore circa un workshop con gli studenti ai quali insegneremo ovviamente le basi di utilizzo di questo software, ma soprattutto cercheremo di puntare, e questa è anche una delle missioni anche di Fondazione Mondo Digitale, sulla comprensione del fatto che la tecnologia da sola e fine a se stessa porta frutti meno interessanti, che se non invece viene accompagnata ad un pensiero creativo e ad una speculazione, diciamo, perfino anche di base filosofica a proposito di quello che si fa. Quindi, oltre alla parte tecnica che noi andremo lì ad acquisire, poi il nostro lavoro sarà anche quello di elaborare un progetto da proporre a questi studenti che sia anche denso di contenuti e di senso, di significati rispetto a questo tipo di esperienze e rispetto in generale al rapporto tra l'umano e la tecnologia. E ancora più interessante è che il risultato di questi workshop andrà al MAF, che è il Festival della Media Art che Fondazione Mondo Digitale organizza ormai da qualche anno, credo che andiamo per la quarta edizione. E lì quindi sarà esposta un'opera collettiva di cui io in particolare come artista, ma anche l'altro ragazzo che mi accompagnerà, saremo, diciamo, in qualche modo i registi di questo lavoro, ma effettivamente poi a realizzare manualmente, diciamo, quello che poi sarà esposto saranno in gran parte gli studenti. Speriamo e crediamo che sia un argomento molto interessante per loro e che verrà fuori un lavoro denso di senso e un'esperienza interessante sul piano didattico, ma ovviamente anche su quello della conoscenza delle nuove tecnologie.